La terza prova. Lasciate che agli sprazzi febbrili segua quel senso spossato d'inerzia che riduce i ruggiti ad una flebile voce di alba. Sotto quella luce che più tardi ci abbacinerà possiamo stare non perché il suo chiarore non ci addolori, ma perché esso ci sottrae al tormento di una meno compassata vitalità. Lasciate che i bagliori ci inondino, perché ad essi possiamo soggiacere con quella forza incredula che ci detta l'estraneità.